tratta tutte alla stessa maniera, in pratica. Certo, nella giornata giusta diventa quasi praticamente Certo. imbattibile perché poi tira veramente forte. Eccolo lo smash di chiusura per l'1-0. Bravissimo, ecco, questi sono i colpi, Paolo. Bravo. Sfida contro la Finlandia e poi nel doppio sembra ci sia l'orientamento per far È giocare. sicuro secondo te che giocano loro due singolari? Ma queste. Alterna, non la gioca sistematicamente come Filipposis, però alterna questo serve in volley con una buona prima liftata in Sì, questo è caso. un buon kick questo che si è visto la palla si è alzata, addirittura Filippusi ha dovuto saltare per riuscire a raggiungere, insomma Filippusi è bello alto, che incomincia a parlarsi da solo, si parla addosso, si distrae, adesso è andato all'avventura. E c'è il bravo. Adesso si è rimesso lì a giocare, qui però è stato molto bravo lo svizzero. Dopo una sessione serale, dopo che si sarà concluso questo match, dopo che ci sarà stata una pausa, comunque. Questo è fantastico. Io Sì. l'ho visto, ecco, nella finale del torneo di Juniores di Flushing Meadow quando perse a sorpresa dall'argentino Nabaldian. È nato là, Sì, è insomma, ci ha andato là. vissuto tanti anni, è andato a scuola là, quindi Sì. è normale che parla per. Questa proprio. Qui c'è stato proprio un po' di Di paura, prudenza, sì. sì, Si quindi. smash al volo, sì. Insomma, Federer va subito. Corto, sta giocando corto. Come accelerare, come. Terza maglietta che cambia Federer. Eh All'inizio del set, sì. Eh sempre. Diciamo terzo colore sì, anche. Crema, bianca, grigia. quindi un eventuale quinto set, una prova dello Slam, Colore cinque diverso? possibilità diverse per lo Non so sponsor, di andare. se Splendida questa cosa che ha fatto adesso Federer, questo attacco incontro. Un gran match su San Langlen perdendo al quarto set contro Rafter. Guarda che risposta in back ancora ad entrare. Allora, qui il lob e lo smash di Federer. Fantastico. Bravo. Comunque, Paolo, prima stavi dicendo. In Australia. Una velocità supersonica per questo diritto di Filippusi, giocato letteralmente piatto.
Anche nel tie break, gli ultimi tre punti li ha giocati in maniera fantastica. È fuori, allora direi con merito Federer, perché è stato più umile in un match in cui insomma ci sono stati tanti colpi vincenti, anche qualche passaggio a vuoto, però alla fine è riuscito a stringere nel momento in cui bisognava chiudere, bisognava ottenere i punti decisivi, insomma una prova importante di maturità per Federer che ritroveremo